Sembri una scimmia. Cos'è che ti sembra, nonna? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi andiamo a fare una cosa che volevo fare da tanti anni. Prima di iniziare, via con la sigla. Prima di partire, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate se quello che sto per fare vi piace. Inoltre, se già non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Noto Megapixel, link qua sotto in descrizione. Partiamo. Ok, vi spiego mentre sto andando in là, perché ovviamente sono in ritardo. Praticamente, andiamo di qua che c'è meno gente. E cosa è successo? Dopo anni, cioè penso che la prima volta che mi è venuta questa idea avevo 10 anni scarsi, che mi è stato detto di non farlo, robe così, perché perdi i capelli, sei troppo piccolo e robe varie. Visto che adesso avremo tutto il mese di agosto nel quale non devo vedere letteralmente nessuno e quindi posso fare quel cavolo che mi pare, ci andiamo a colorare i capelli. E quindi, visto che è una delle cose che più mi gasano in questo momento, ho deciso di portarvi con me. Ok, taglio fatto ragazzi, e abbiamo accorciato decisamente e adesso si parte. Ok, quindi adesso iniziamo a decolorare questa parte qua. Sì. Va bene. Facciamo solo la decolorazione sopra, aspettiamo che si chiarisce, eventualmente dovremo fare la seconda, poi ci abbiamo dopo che abbiamo fatto tutto, alla fine applicherò il blu sopra. Ok. E questo lo scuro. Ok, perché essendo più scuro il colore non serve decolorare, si mette semplicemente sopra. Esatto. Ok. Prima decolorazione fatta, siamo già lì. Passiamo alla seconda. Sempre più bianchi. Ma adesso iniziamo a colorare. Che così biondo non ci si può vedere, se è assurdo. Sono gasatissimo. Momento sfumatura. Vai. Giuro che tutto bene, così non abbiamo più lasciata bene. Anche per te stessi, ok, così questo qua viene più chiaro. Top. Colore dato, spero che sia visto, adesso va lasciato in posa finché non si asciuga. Come? Oh mio Dio, sono stupendi! Che figata! Fatta l'ultimo per l'Italia, adesso facciamo l'asciugatura finale, raga. È stupendo, i riflessi che fanno mi piacciono un botto. Ok, abbiamo finito, adesso sto tornando verso casa e adesso appena arrivo al sole, con la luce naturale, raga, guardate che belli, sono ancora più belli di quanto non si vedessero da dentro, sono veramente super super gasato. Ma adesso andiamo a vedere la reaction della family. Lo sapevano come li sei andati a colorare, ma non sanno l'effetto. Io... ne è valsa la pena, ho passato 3 ore dal parrucchiere, ma ne è valsa la pena. Sono arrivato alle 9:30
e ho finito adesso che sono le 13. È arrivato in casa. Reaction di mamma. Cosa ne pensi? Erano... quello che mi hai fatto vedere erano più scuri. Sì, quello che la foto dal quale avevo preso erano lievemente più scuri qua sotto. Decisamente più scuri. E sopra più chiari. Ti devi fare la barba. Perché la barba rossa non ci sta a dire niente. Non è vero. No, sì, fa abbastanza cagare vedere il fatto che qua sotto io sia rosso completamente. Però che belli. E poi fatti vedere da... La situazione dei nonni mi bastonano. Andiamo. Ah no, aspetta. Quindi mamma prova? Ti piacciono? Certo. Mamma non mi vede con i capelli azzurri, non mi ci vede. Tanto che non lo piacerà a me, quello è l'importante. Ok, siamo arrivati dai nonni. E adesso aspettiamo la reazione. Mi sembra una scimmia. Cos'è che ti sembra, nonna? Scimmia. Brutto. Sei. Vieni qua che te li lavo. Che... hai visto? Tu non sei mica normale, eh? Rovino un metter due. Guarda i suoi tinti che vivi. È colpa mia, io ho fatto tingere la mamma. Cioè, io li volevo tingere e se li tinti mamma, e quindi dopo mi sono tinti anch'io. Quindi il verdetto finale della nonna cosa dice? Eh? Il verdetto finale, cosa ne pensi? Sei bello. Tutto sommato rimango bello. Sì. Anche se sembra una scimmia. Ok, direi che questo video si può concludere qua. La reazione dei miei familiari è stata un po' così. Perché io avevo questo pallino di volermi colorare i capelli da quando avevo, come vi dicevo in suo video, tipo 10 anni. E non mi era mai stato fatto fare, un po' per paura che si rovinassero troppo i capelli, un po' perché comunque ero troppo piccolo secondo loro, e in generale, cioè nel senso, era sempre stata un'idea che mi veniva e poi dopo mi veniva esclusa, del tipo no, non lo fare. Stavolta mi sono impuntato e ho detto va bene, la facciamo. Sono grande, sono fatti miei e quindi facciamo questa roba. A me personalmente questo colore piace un sacco e non so se si capisce bene dal video quello che abbiamo fatto, praticamente abbiamo decolorato due volte, tra un trattamento e l'altro abbiamo fatto un trattamento ai capelli per evitare che si rovinassero, perché i miei capelli sono molto fini e ci mettono veramente un niente a rovinarsi. E poi abbiamo colorato la parte sotto di un marrone molto scuro, quasi nero, e la parte sopra appunto di azzurro blu, facendo l'attaccatura alla parte di sotto, questo pezzo qua, blu scuro, e la parte sopra invece più chiara. Io la adoro, mi piace un sacco, si intona bene anche con i miei occhi, e in generale è veramente un colore che mi gasa un sacco, tipo un blu metallizzato un po' così, bello. Ok, detto questo, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, e ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate dei miei nuovi capelli. Era, ripeto, un mio desiderio da tantissimo tempo, quindi sono anche curioso della vostra opinione, cosa ne pensate. Se già non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come @megapixel e trovate il link in descrizione. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!